Questa invece l'ha scritto un nostro amico, diciamo coinvolto insieme a noi nella lotta al potere, di Ugo De Caroli, o Luigi De Caroli, Luigi De Caroli, di Napoli Libera, che è stato giornalista per molte testate giornalistiche per decenni, per tutta la vita, e al centro dell'universo dell'informazione, ma soprattutto della vera informazione, non quella di regime. Non è quel nome lì, vai avanti. Vabbè, diciamo che è un nome, è un uno pseudonome quello che ho dato, va, diciamo, ecco, perché è pesante quello che adesso dico. Gianfranco Fini, di cui finalmente si è rivelata la vera natura, e l'amico è agli arresti domiciliari, mi sembra di ricordare, eh? Gianfranco Fini è sotto processo o già agli arresti domiciliari? No, è sotto processo. È sotto processo. Vedremo poi come va a finire. Allora, Gianfranco Fini e Pierluigi Battista, ascolta che è importante, entrambi provenienti per rami paterni da quella repubblichina di traditori che insanguinò l'Italia con il suo doppio collaborazionismo, prima verso i tedeschi, Giorgio, ascolta quello che sto dicendo, prima verso i tedeschi, sequestratori di Mussolini al Gran Sasso, quando quello da duce divenne suo malgrado fantoccio, e poi verso gli stessi inglesi, tradendo pure gli altri camerati neri che davvero ci credevano, perfino morendo lealmente per la causa, onde quelli guadagnavano proprio dal tradirla e tradirli essi stessi, sempre furono con gli italiani, al cui castigo scamparono grazie all'amnistia Togliatti, per la quale Battista padre potrà tornare nei ranghi della politica come fido assistente legale del leader missino Giorgio Almirante, ed infilare poi suo figlio Pierluigi, detto PG, nei ranghi dell'organizzazione paramilitare. Ascolta che è importante, lascia stare, dammi retta, perché poi ti faccio una domanda. Comanda. E infilare poi suo figlio Pierluigi, detto Pigi, nei ranghi dell'organizzazione paramilitare assodata continua al terrorismo Lotta Continua, di cui al noto caso Calabresi, Giorgio Caso Calabresi, forse non del tutto assodato come sembra, anzi il Battista serviva proprio in quel servizio d'ordine o cosiddetto tale, sul quale comandava onnipresente ben al di sopra di Adriano Sofri come inclita, conosce Luigi Manconi, cominciamo a notare nel tema, il cugino poi genero del capo, e cioè Enrico Berlinguer, il capo del PC. Dunque trovo del tutto naturale che due neofascisti storici, uno passato pure per il totalitarismo comunista e criminale di Lotta Continua, confabulino e complottino tra di loro per impedire le libere elezioni agli italiani. Questo è stato scritto nel 2001. Giacché hanno sempre servito, tedeschi, inglesi, americani che fossero, i veri finanziatori di Lotta Continua, gli interessi stranieri contro quelli degli italiani in forma anche violente. Ma Pisanu che c'entra? Pisanu chi è? Non era un sinistro DC vicino ad Aldo Moro? Questo Pisanu era anche troppo vicino ad Aldo Moro, almeno fino ad un certo punto. Infatti, giovanissimo dirigente della DC di Sassari, poi ci arriviamo anche lì, negli anni 70, ai tempi in cui fureggiava nell'isola e poi fuori la sua fiorente industria, che sappiamo che macinava denari in quantità, si portò a Roma insieme a tanti altri sardi di successo. Fu quello il periodo dell'isola, assai più che della Sicilia, che conquistò la penisola, con i suoi parlamentari che facevano lobby indipendentemente dai partiti di appartenenza, non guardavano la provenienza politica. Pisanu entrò nella celebre banda dei quattro, cosiddetti per il loro ultrasinistrismo.
chi erano, poi dopo ci arriviamo, eh. Gli altri erano Salvi, Bodrato e Querzoni. Il loro compito annidati nella segreteria della DC di Zaccagnini, detto il superfluo, Giorgio ti risulta? Zaccagnini il superfluo? Era di fare cerchio attorno ad Aldo Moro, il vero leader del partito crociato, di cui era presidente e garante della sua unità politica come pure di quella nazionale. Però il loro vero capo operativo era il quinto uomo, proprio come nei celebri Cambridge Five, quello nascosto era anche il più importante, e che era Francesco Cossiga, da Sassari pure lui, ministro degli interni, a cui la banda rispondeva in primis. Cossiga a sua volta, come del resto noto, era un trade union con la cosiddetta Sardinian Connection, quel gruppo di plutocrati framassoni di obbedienza cieca e supina alla Gran Loggia di Londra, che dopo occupazione avevano preso in mano i posti di controllo. Li ricordiamo: primo, Sergio Stefano Siglienti, presidente della banca IMI. 2. Suo cognato Enrico e Mario Berlinguer, latifondista di padre e padre di Enrico Berlinguer. Mario Berlinguer, fondatore della setta Giustizia e Libertà, poi azionista e poi ancora era l'uomo della Psy War Branch, che lo mise a fare l'alto commissario addetto alle epurazioni nella Roma occupata dagli alleati, finché Togliatti non lo estromise decretando la famosa amnistia, proprio per favorire la pacificazione fra gli italiani, mentre invece il disegno degli inglesi, già allora giustizialista, era di compiere quante più condanne a morte possibile, proprio per attizzare l'odio fra gli italiani, per dividerci, indebolirci e comandare, come da questione morale giudiziaria in poi. 3. Suo cugino Antonio Segni, padre di Mario Segni, che nel 64 fallì il suo golpe atlantico, detto piano solo, sconcertato dai comandi stranieri, venendo per disperazione poi colto da ictus e poi dimissionato, originario della medesima cittadina laziale, Segni. Il suo famiglio Francesco Cossiga, il 4, cugino di Berlinguer, entrambi di origine corsa, che di grado massonico inferiore si firmava con nom de plume quale Franco Mauri o Mauro Franchi, che in francese, in franco tedesco, vuol dire libero muratore, Frank Maurer. 5. Il loro comune cugino Giuseppe Manconi, anch'egli democristiano, il cui figlio Luigi, capo del servizio militare di lotta continua, di cui a Battista, di Battista in alto, sposerà poi la figlia Bianca Berlinguer. Chi è Bianca Berlinguer? Lo sai? Certo, quella che sta in televisione attaccata a moneta della radio. Bravo, come una piattola. Allora, matrimonio del tutto formale. Secondo le tradizioni endogamiche della razza, la razza sappiamo quale, trasmissione del denaro per via parentale consanguinea, come ben si evince. Ecco la connection di cui la banda dei quattro era il braccio, tramite il nesso Cossiga Pisanu, che controllava strettamente Aldo Moro in tutti i movimenti e non solo politici. Tutto ciò fino al 16 marzo 1978, quando a decidere la sorte di Aldo Moro, nessuna trattativa per nessuna ragione, è Berlinguer in persona, secondo i piani deliberati allo State Department di Henry Kissinger e al Foreign Office, cui rispondeva l'anonima sarda, imponendo al suo subalterno Cossiga, anche con il supporto di Steve Pitznik, il polacco mandato da Washington a vigilare sulla fermezza del Minintern, di impedire ad ogni costo la liberazione di Moro. Sono fatti narrati poi a pezzi o bocconi, comunque parzialmente ma sempre significativamente, dallo stesso Cossiga in quel suo famoso libro del 1992, quando c'aveva il rimorso di coscienza prima di morire. Vabbè, gli avevano detto di dirlo, aveva detto vabbè, dillo pure, tanto ce ne frega niente. Allora, dunque,
sono fatti, narrati poi a pezzi e bocconi, comunque parzialmente ma sempre significativamente, dallo stesso Cossiga, tormentato da quanto compiuto, tradendo sia il maestro Aldo Moro sia il suo compito politico istituzionale di ministro, ma comportandosi come dettava l'obbedienza a quella setta e agli interessi stranieri che tramite quella si realizzarono, perché l'Italia venne decapitata anche per la successiva ingiusta destituzione di Giovanni Leone dal Quirinale su imposizione dello stesso Berlinguer, coadiuvato da una campagna di stampa condotta dai soliti Repubblichina e Corriere della Setta. Questa è la vera ragione della famosa depressione di Cossiga, il tormento ed il rimorso di avere per obbligo tribale di fedeltà all'atavico branco omicida assassinato lo stesso Stato italiano, oltre che l'amico Aldo Moro. Per questo poi egli venne strettamente sorvegliato attraverso una spia degli inglesi che riferiva tutto al comando inglese circa la sua esternazione dall'ultimo Cossiga. Ecco quale era la struttura di comando a cui rispondeva il giovane moroteo Beppe Pisano, il quale sparisce dalla vita pubblica una volta Moro sequestrato in quel tragico 16 marzo, quando i 5 della scorta furono assassinati dalle BR. Mentre gli altri 3 avranno differenti destinazioni, Bodrato continuerà a vendemmiare nella sinistra DC per anni ancora, Guerzoni diventa direttore di Radio 2, Salvi diventa dirigente pubblico, solo Pisano sparisce del tutto per riapparire di colpo alla vigilia della grande vittoria elettorale di Forza Italia, per subito soffiare il posto di ministro dell'interno a Claudio Scajola. Chi era Beppe Pisano, a chi apparteneva e cosa ha fatto nella vita precedente, onde quella presente tradire il mandato elettorale e il capo della sua stessa maggioranza? Nota: Francesco Cossiga, famiglio di Segni Antonio, debutta a Montecitorio nel 1963. Si contendono il massimo soggetto seggio a Mintore Fanfari, uomo della sinistra DC creata da Enrico Mattei, e il feudatario ultraatlantista Antonio Segni in serrato duello. L'ultima tornata di votazione vede un giovane deputato mai visto prima eretto di fronte alle urne per controllare le schede dei deputati democristiani, dichiara candidamente al telecronista. Alla fine dello scrutinio illegalmente forzato, Segni viene eletto presidente della Repubblica. 3 mesi dopo viene assassinato Enrico Mattei.